Il 3 maggio del 1990 è nato l'Informa Giovani a Pesaro, uno fra i primi Informa Giovani nati a livello nazionale. È un servizio di cui andiamo orgogliosi. Basti pensare alle tante visualizzazioni che ha. La pagina dell'Informa Giovani ha circa dal 13 al 15% di utenti che la visitano, quindi dei numeri importanti perché si parla dai 3 ai 4 milioni insomma, di visualizzazioni in un anno. Questo è il nuovo loghettino molto giovane che abbiamo deciso di donare come amministrazione comunale al compleanno dell'Informa Giovani. Il logo è stato fatto da Omnia Comunicazione. Sono tante le notizie che noi troviamo all'interno del sito dell'Informa Giovani, basti pensare alle informazioni sulle offerte di lavoro, concorsi pubblici, ma non è solamente questo perché hanno progettato tante cose, basti ricordare Spazio Under 20, un evento che abbiamo fatto nel 2018 e nel 2019, ma poi sono tante veramente le cose che loro offrono, c'è la possibilità comunque di parlare con le stesse operatrici, quindi per avere diciamo anche un confronto, un colloquio, e si possono fare anche tante attività, fanno dei corsi di progettazione, dei momenti di approfondimento con tanti esperti, quindi è veramente una risorsa per il nostro territorio, un servizio di cui andiamo orgogliosi come amministrazione comunale e come politiche giovanili. Le attività in cantiere ce n'erano tantissime, appunto l'emergenza sanitaria ci ha costretto un po' a rallentare, ma non ci siamo mai fermati, abbiamo cercato di privilegiare le informazioni sui social e online, anche magari a volte collaborando da casa, ma il contatto con i ragazzi è stato sempre fondamentale, abbiamo cercato sempre di mantenerlo. I progetti in cantiere ci sono, appunto stavamo proprio portandone avanti uno in particolare, ma ci siamo dovuti proprio fermare per questo motivo qua, ma a breve, appena si potrà, lo realizzeremo, anche perché è un progetto al quale teniamo tantissimo e perché è stato fatto insieme ai giovani, quindi un progetto che non è fatto da noi per i giovani ma insieme a loro. Io sono una delle fondatrici dell'Informa Giovani, il 3 maggio 1990 è stata la data di apertura dell'Informa Giovani e io c'ero, e quindi per me è stato proprio è un figlio, ecco, nato da sempre, insomma, ecco, da quando ancora già ero giovane io, insomma, quindi una volta era un progetto fatto da giovani per i giovani, adesso siamo un po' meno giovani, ma questa cosa ci dà ancora più orgoglio, nel senso che abbiamo acquisito una certa esperienza e l'informalità, la professionalità che abbiamo acquisito in questi anni la stiamo poi traducendo verso i ragazzi.